storia, o meglio, diciamo, intesa, mettiamola così, intesa nata sul posto di lavoro, persona conosciuta da poco. Vediamo a cosa può portare questo punto di partenza. Valutiamo se c'è la possibilità di una storia, sentimenti e pensieri che ha, cosa puoi fare tu, se ci sarà qualcosa alla luce del sole, eventuali ostacoli e anche se c'è qualcosa di nuovo appunto all'orizzonte, quindi qualcosa di diverso da ciò che nell'oggi tu ipotizzi come plausibile futuro sentimentale. Io direi di cominciare con il fatto che vogliamo chiedere alle nostre carte se questa conoscenza, quindi questo incontro, questa intesa per l'appunto, perché la possiamo definire così, sul posto di lavoro, è un qualcosa che può giustificare il desiderio, la speranza, anche solo la curiosità di una storia nel futuro. Posizioniamo il dritto, interpretiamo per come si danno. Allora, una decisione da prendere. Ci sono varie situazioni da considerare prima di esporsi. La terza carta fa pensare bene perché le indecisioni e le incertezze che hai tu le ha anche lui dall'altra parte. Sembrano esserci proprio delle questioni pratiche da chiarire e da lasciare dietro le spalle prima di potersi dichiarare, perché qui comunque c'è un venirsi incontro, siamo tutte e due sullo stesso piano, si crea un qualcosa che ci congiunge e ci unisce. È una scena alla luce del sole, non ci sono nubi, è una scena tranquilla, non ci sono ostacoli, non ci sono elementi in conflitto. Vediamo un po', non ci sono asperità, non ci sono spigoli, cioè non ci sono energie che fanno pensare a qualcosa di negativo. Quantomeno qui ci si ricambia, ma è tutto fermo, bloccato perché uno dei due è chiuso. Rispetto all'altro, uno dei due sente le stesse cose, ma né si pronuncia né si muove. Anzi, se dovesse giungere un gesto di apertura da parte dell'altro o dell'altra, è come far finta di nulla, nascondersi dietro a qualcosa che poi avrà la funzione di alibi, una qualche preoccupazione, decisione legata alla propria vita. Un rimandare non è un chiudere o un escludere a priori, ma un non posso adesso. Quindi in questo caso bisognerebbe anche chiedersi qual è la mia posizione. Io sono più la persona che si pone il problema nel caso lui dovesse manifestare un interesse diretto, oppure se io mi muovo verso di lui, come è molto più facile. In realtà lui rimane un po' così ambiguo e non mi fa comprendere, ma soprattutto può venire fuori una relazione o una storia di sesso. No, no, qui ci sono dei sentimenti coinvolti, anzi l'aspetto fisico ci arriva più tardi, dopo il chiarimento dal punto di vista del sentimento, ma per potermi esporre devo ancora superare qualcosa che viene da lontano, che potrebbe legarmi a una storia del passato o, e qui mi sorge il dubbio, una persona sentimentalmente ancora presente nella vita di lui, o come ricordo e condizionamento, quindi qualcosa che lo trattiene, o come persona fisica che fa parte della sua vita. Poi ovviamente io non posso immaginare che cosa questa persona possa aver raccontato di sé. Sì, quindi sono incerta circa il fatto che questo uomo mentalmente e a livello di sentimenti nell'oggi sia davvero libero, tranquillo e sereno, però la connessione la sente, la curiosità la prova, c'è piacere reciproco, c'è la voglia di, ma sembra quasi confinata in una speranza dentro di lui. Vediamo meglio. Allora, a questo punto cerchiamo di capire prima i sentimenti e poi vediamo se tra gli ostacoli c'è magari la presenza di una persona, che può essere persona reale o condizionamento della memoria. Magari una ex, una situazione che credo o dico di aver chiuso, ma poi in realtà è più che presente nella mia vita. Sentimenti verso di te. Speranza, desiderio, quasi miracolo. Io sospeso lì a metà, che non so cosa fare, che cerco e aspetto un segno, non solo la possibilità di esprimere il desiderio e senza fatica vederlo realizzato, ma in realtà la stella cometa, quella la stella cadente, la stella cometa invece, volevo dire, indica anche una direzione di cammino,
un qualcosa che deve venire alla luce, che può nascere, però io non so come raggiungere il punto di incontro. Cioè, nella carta a due di coppe noi ci incontriamo e nel mezzo c'è proprio il trovarsi dei nostri sentimenti e delle nostre intenzioni. Quindi il punto di incontro vuol dire anche semplicemente condividere un qualcosa che possa rappresentare nell'oggi una partenza assieme. È l'arrivo in quanto io, individuo e singolo, tu a tua volta, e un ripartire da quel punto come un qualche tipo di noi, mettiamola così. Poi alla luce del sole, di nascosto, questo è un altro paio di maniche. Non è una persona falsa, è una persona qui nuda. È piuttosto leggera, quindi non mi sembra neanche una persona che deve nascondere chissà cosa. Dovrebbe semplicemente rimettersi in gioco, quindi si fa sempre più plausibile l'idea che quel qualcosa che lo lega, lo trattiene, lo rallenta, lo blocca, è più il ricordo di una storia che fu e non la presenza di una persona fisica che può condizionare le sue scelte, perché è la stessa identica foglia. Quel movimento non è un qualcosa che deve aspettare da fuori, quel cadere, ma è un lasciarsi scivolare di dosso queste gocce di rugiada che sembrano un pianto, come il pianto, no? Nella poesia 10 di agosto di questo cielo, e in questo caso sono dei rimpianti, probabilmente, è un qualcosa che devo lasciar scivolare. Lasciarmi scivolare via, di dosso, via tutto, devo semplicemente. Appunto, giustificare questa leggerezza intesa come non vuoto, perché magari questa è una persona che si sente vuota, da qui la leggerezza, ma proprio come capienza, possibilità di accogliere qualcosa di nuovo, qualcosa che nasce. Quindi è tutta una elaborazione interiore. Ma ci sono già dei sentimenti per te? Taglionetto, morte e rinascita, per poi trasformare in positivo qualcosa che ad oggi sembra ancora negativo. Chiudere non vuol dire finire, ma aprire a qualcosa che inizia. Quindi in sé c'è proprio l'equilibrio dei complementari. Inoltre, quello che viene vissuto come evidentemente un fallimento, da quelle ceneri rinasce la possibilità del volo, l'araba fenice. E inoltre, quelle lacrime, quel pianto, quella pioggia, quella tempesta, chiamano già la quiete che ne seguirà, ma poi sono una carta di celebrazione. Quindi ciò che nell'oggi può ancora adombrarmi un po', in realtà è il colpo di coda di un vecchio dolore che verrà rimpiazzato e sostituito se so effettivamente mettermi in gioco da un nuovo sentimento. Quindi dire che questo uomo è innamorato ad oggi, no? Può essere incuriosito, attratto, ma soprattutto quello che lui sente è comunque importante. A tal punto da far sorgere in lui il dubbio che effettivamente può ripartire e mettersi in gioco. Ora vediamo gli ostacoli. Quindi, per quanto noi in realtà abbiamo già ricevuto risposta dalle carte di prima circa il fatto che non dovrebbe trattarsi di una persona reale, ma di una memoria, di un ricordo che ormai deve lasciare il tempo che trova perché non è più ferita aperta, ma memoria di quello che è stato, andiamo a vedere se lo confermano anche queste carte. Eh sì, abbiamo l'artista, letterato, uomo di pensiero che dovrebbe agire. C'è un piede che tocca a terra quasi a voler dire voglio rimettermi in gioco e un altro ancora fermo lì. Però è proprio, no, la posizione che sembra suggerire quasi un dinamismo trattenuto, posso darmi una spinta e muovermi. Però guardo ancora al passato e il mio strumento l'ho appeso qui al chiodo. Quindi voglio rimettermi in gioco, voglio riprendere da dove ho lasciato, ovviamente con una situazione nuova, perché questa non è una situazione vecchia che riparte. Abbiamo il mercante, la dinamica del lavoro, del lavorare, dell'uomo che lavora, potrebbe avere a che fare con il contesto nel quale vi siete ovviamente relazionati e conosciuti. Vediamo qual è quindi il problema, il limite di questo mercante. Che cos'è che lo trattiene? Amante, allora, lui comunque ha compreso quantomeno ciò che dei tuoi pensieri hai voluto fargli giungere, negli atteggiamenti, nelle parole,
negli sguardi. Quindi se c'è questo interesse, sappi che è reciproco e dico che è reciproco non solo perché lui ti ricambia, ma perché lui sa che ricambi lui. Quindi ha consapevolezza di questa cosa. Ed è fermo lì, pensatore, nostro letterato, pensatore, fermo, e tu lì in attesa di un suo piccolo gesto, lui che fa finta di nulla, se ha capito 10, fa finta di aver capito 1. Qui ci sono tutte le sue scartoffie chiuse, o meglio, la sacca è aperta, ma sono tutte riposte qui in questa cesta, ne prende una tra le mani, quasi a volerti comunicare qualcosa. Tu già un po' coinvolta, non è solo questione di sessualità e di attrazione fisica, abbiamo comunque un cuore trafitto. Vediamo un po' se si metterà in gioco o se comunque farà qualcosa di concreto e un po' più evidente, rispetto alle cose che ha già fatto, magari i gesti che ti ha già indirizzato. Beh, l'intenzione c'è, però ti sta studiando. Lui ti orbita intorno, non in senso negativo. Cerca di rubare con gli occhi e di elaborare con il pensiero quello che vorrebbe riuscire a fare, mettersi totalmente a nudo, raccontarti di sé. Quindi sembrerebbe quasi che questa persona, prima di esporsi, perché io qui ancora mi sto proteggendo, non voglio che tu comprenda, non voglio lasciare traccia, quindi io non voglio essere scoperto. Mi muovo in maniera tale da non mettermi in luce e soprattutto non compromettermi. Le mie azioni ancora non mi vincolano ad azioni successive, non ti sto promettendo nulla, però è ovvio che se io guardo qualcosa che non mi appartiene è perché ho il desiderio di prendere quel qualcosa. Quindi desiderio sicuramente c'è. Deve elaborare quello che abbiamo visto prima, quel malessere, quella malinconia, quella tristezza. A meno che questa persona è stata tradita e quindi magari viene da una storia e non si fida più. Questo colpo alle spalle, questa lama, quando meno te lo aspetti, in una relazione stabile arriva la decisione dell'altro che chiude tutto, interrompe tutto. Perché? Vediamo se è stato effettivamente tradito questo uomo. Un uomo in attesa che scopre qualcosa. Ciononostante, continuo a credere in questo amore e alla fine no, a conferma, o quantomeno gli resta un dubbio tale per cui questo dubbio tuttora lo logora ed è un tarlo che lui non ha tirato fuori dalla sua mente. Quindi evidentemente deve aver avuto una storia alle sue spalle e questa storia è una storia comunque molto scorretta. Lui ha voluto credere in quest'amore, ha cercato di salvare il salvabile, ancora non gli fa male questa ferita, ma lo abbiamo detto, non è più una ferita aperta, è una cicatrice, non la potrà mai dimenticare. Cioè, lui deve lasciare andare il dolore, ecco, quello che deve lasciarsi scivolare di dosso è proprio il dolore, rappresentato dalla rugiada, dalle lacrime. La cicatrice la verrà sempre, quindi la memoria di quel che è stato rimarrà. L'amore porta cicatrici, nel bene e nel male. Tatuaggi commemorativi o cicatrici perché la cosa si è conclusa male. D'altronde, anche tu, per quanto possa essere coinvolto a un minimo, hai già un cuore trafitto. Quindi la ferita, sanguinante o non, perché magari non ce n'è motivo, già c'è. Ci siamo passati tutti, forse tutti ci passeremo. Ora, vediamo se lui farà qualcosa di diretto e di chiaro verso di te, anche se sembra di no. Poi vediamo che cosa puoi fare tu e soprattutto se c'è qualche altra conoscenza amore all'orizzonte. Allora, lui farà qualcosa di diretto verso di te, di chiaro, di comprensibile? No, al momento no. La volontà c'è. Ma è un orizzonte ancora distante. Nel mezzo l'ostacolo è questo mare. Giallo e non è un deserto, è un mare, ci sono le barchette. Quindi io sto osservando e mi focalizzo sempre più verso qualcosa che è laggiù in lontananza. Che cosa abbiamo? Proviamo a risalire il mare, no? Che a un certo punto lì sulla riva opposta troverà il fiume che sfocia in esso. Dove porta questo fiume? Porta ad una casa. Ha comunque una vittoria, un coronamento, un completamento. Lui ha desiderio di amare e desiderio di essere amati e amato. In questo momento è troppo presto per dire sarai tu, sarà qualcun altro, ma sicuramente il punto di partenza è molto positivo.
Tu puoi rappresentare per lui questo coronamento e quindi la donna con la quale io costruisco un unico corpo, no? Con le sue due braccia, le anime fanciulle che danzano, lo spirito che trova quiete, quindi la famosa mangiatoia dove nasce questo qualcosa di nuovo, indicata dalla stella cadente, o potresti essere per me una grande benedizione del cielo, cioè anche un episodio, quindi un rapporto di durata contenuta, ma che mi sblocca rispetto a questo antico dolore, e poi ognuno va avanti per la sua strada e trova altro che comunque porta qualcosa di buono nella propria vita. Quindi comunque lui adesso non si muove, ma è aperto e propositivo, è più in attesa, è più in osservazione. Ma tu puoi fare qualcosa? A volte le carte danno delle risposte molto dirette, ma poi voglio fare più domande, quindi andiamo avanti. Anche se poi alla fine mi fa male un po' la gola, quindi quando io ho dolori così costanti faccio un gran casino con le parole e ingarbuglio più del solito le sillabe. Vabbè, ci vuole pazienza con me. Migliorerò. Allora, andiamo a vedere. Puoi fare qualcosa? Rassicurarlo. Cioè, qui non è un saltare addosso a questa persona. Ma se si vuole comunque attraversare un tratto di vita, un pezzettino di cammino, farlo assieme, ecco, lo puoi prendere sotto braccio. Non gli stai saltando addosso, e qui non siete come nella carta della riconciliazione, nudi e così stretti l'uno all'altra. Lui comunque è timido, si vergogna, guarda dall'altra parte, rispetto a te porta su di sé una pesantezza maggiore, ognuno ha le sue difficoltà, ma lui ancora questo lutto non è che l'ha superato tanto. Però allo stesso tempo si lascia portare. Quindi io non sto compiendo delle azioni tali per cui mi vincolo poi a dover mantenere una certa promessa. Sei tu, allora ti lascio fare. Io resto nell'ombra come il ladro di prima. Può sembrare che io sia scorretto, però in realtà adesso è l'unico modo per avvicinarci un po' di più e quindi per vedere se c'è un terreno comune a partire dal quale possiamo creare una maggiore intimità. Non andare di fretta, non essere travolgente, puoi muoverti tu per l'appunto, il 7 di coppe era già uscito, quindi una scelta importante, una mossa da compiere, però proprio respira tranquilla, prenditi tutto il tempo necessario, agisci prima ancora che di pancia e di cuore, ma di testa e di spirito. Siamo in una posizione del loto, quasi anche tu ad attendere un segno per capire che mossa compiere, perché poi quello che farai tu richiamerà la risposta, anche se lentamente, da parte dell'altro, come quando si gioca su una scacchiera, che si giochi a dama e che si giochi o che si giochi a scacchi. Quindi molto lentamente muoviti tu, cercando di coinvolgerlo un po' di più, partendo proprio da questioni che possono avere a che fare con il lavoro che state svolgendo. Magari collaborando, avendolo al fianco, chiedendo aiuto, insegnandogli tu qualcosa, iniziando qualcosa di nuovo assieme. E soprattutto vacci con i piedi di piombo, muoviti lentamente, lui si sta ricostruendo, confermo, da un antico dolore. Dopo aver distrutto qualcosa per un eventuale tradimento concreto o morale, qui non c'è più una torre, abbiamo appena appena una piccola tenda in un bosco dove io sto cercando, no, di ricostruire. Questo è proprio un qualcosa che serve per la sopravvivenza. Quindi tu entri nella vita di una persona che ha ancora dolori per i colpi presi. Di conseguenza devi andare piano piano, capito? È come se tu vuoi fare una carezza, sul viso di una persona che si è scottata. E quindi la pelle fa male, il viso, il corpo, quello che vuoi. Tu vuoi compiere un gesto carino, però è molto probabile che qualsiasi gesto, carino o non, in questo momento lo possa comunque far soffrire. Vediamo se ci sarà però riscontro positivo. Con tutte queste attenzioni, almeno riscontro positivo dall'altra parte. Beh, la situazione non si mette in movimento subito, quindi ti potresti anche un po' scocciare dopo un po'. Ma le carte ti invitano a tentare, a crederci. Comunque ci sarà qualcosa di buono che ti torna indietro. Ripeto, magari non parte la storia per tutta la vita,
Quindi poi arriva anche una conclusione perché sì, faccio tutto quello che devo, però si va avanti lentamente o addirittura non si fa, non si va, no, non si fa, non si va avanti. Però qualcosa di buono questa carta del sole te lo riporta indietro con il movimento di questo mare, quindi con le sue onde. Prendiamo ancora un'altra carta solo per sapere che cos'è che ti torna indietro e poi vediamo se effettivamente incontrerai un amore, una storia importante. Allora, carta della ruota, quindi un movimento, una carta non basta, io investo energie, aspettative, speranze in questa piantina provata dalla vita, voglio farla rifiorire, farla rinascere attraverso amore che possa trasformarsi poi in passione, quindi non agisco in maniera impulsiva. Proprio per non uccidere del tutto qualcosa che tante forze in sé non ha. Eh no, semplicemente poi alla lunga lo lasci tu o comunque la storia non va avanti perché diciamo che il coinvolgimento dall'altra parte non ti restituisce quello che cerchi in una storia. Magari si impegna, però tu in fondo stai aspettando proprio la tua anima gemella, qualcuno di simile a te e in questo due di coppe non brindi con lui come la carta di prima, in realtà stai brindando alla te del futuro oppure a qualcuno che ti somiglierà talmente tanto e questo è frutto anche di una decisione presa dopo. Profonda e lunga riflessione e quindi plausibile anima gemella. Sì, questa potrebbe essere una storia interessante nel frattempo dove tu puoi essere molto utile a lui perché evidentemente a livello anche di karma hai questa funzione. Comunque fai del bene, ecco perché poi la carta del sole dice sì, anche in solitaria qui quando la storia tramonta, finisce, comunque a te qualcosa di valore indietro ti tornerà ugualmente. Di altra natura, da un'altra persona, credici, tanto alla fine se dai quel poco è come accendere la candela di un altro con la propria candela, tu non sottrai nulla al tuo fuoco, però aiuti un'altra persona ad avere la luce per la sua vita e per il suo tratto di cammino. Ora facciamo solo questa domanda diretta per avere questa informazione in più, se quindi sei destinata a questo incontro importante, a quest'anima gemella, su stanno facendo un gran rumore, non so se si stanno lamentando di me o se stanno facendo sport, mi auguro più la seconda, anche perché io parlo tutti i giorni e quindi dovranno farsene una ragione. Allora, su intendo il piano superiore. Cosa c'è? Ci sarà un amore? Sì. Però c'è anche questa storia. Comunque, la prima carta è molto bella. È vero che questo re di spade. Poi, in generale, quando le carte si danno al contrario, ci dicono anche che c'è da attendere. Ci sono degli eventi che possono, diciamo, prendere diverse strade a seconda della decisione degli attori nel momento stesso in cui si trovano davanti alla situazione. Quindi, non è tutto scritto, è scritto fino a un certo punto. Cosa arriva? Allora, questa storia la vivrai in parte, si concluderà e ti aprirà qualcosa di buono per il futuro che porterà anche te a brindare ed esultare. Arriva l'anima gemella, perfetto, perché poi questi non sono gli amanti, sono innamorati, Adamo ed Eva, prima ancora no, del peccato originale, l'unione all'inizio di tutto, altro che benedetta dal cielo, e poi tu sei una parte di me, io sono una parte di te. Quindi sì, questa è una storia attraverso la quale in un modo o in un altro passi per poi trovare quel qualcosa di positivo alle tue spalle che ti fa proprio integrare a livello di sentimento ciò che nell'oggi senti come mancante. Tu sarai complemento e completamento per lui e lui per te. Questo lui futuro, questo lui punto interrogativo. Bene, aspetto riscontro. Un grande bacio. Ciao.